discorso che in 10 minuti abbiamo rovinato una partita, un lavoro di un mese. Ciao, buonasera. Nel secondo tempo sì, una reazione, però hanno vissuto sui nostri errori, si sono galvanizzati perché abbiamo fatto due o tre errori in impostazione e sono ripartiti e hanno fatto questi due gol. Noi questo non ce lo possiamo permettere, sono molto arrabbiato con me stesso, vuol dire che qualcosa io ho sbagliato, però la squadra era partita benissimo, avevamo la partita in pugno e credo che questo secondo tempo è da analizzarlo bene per il futuro e questi errori noi non ci possiamo permettere di ripeterli perché già in futuro, in passato sono ripetuto facilmente, vuol dire che nella gestione io ho sbagliato qualcosa sicuramente. No, l'arbitro ha fatto la sua partita, io in questo momento parlare dell'arbitro, noi dobbiamo essere bravi a capire il momento, a capire qual è la partita. Questo è uno spareggio per la salvezza, è normale che se noi non siamo pronti a fare queste battaglie psicologiche, anche fisiche, perché l'avversario si gioca tutto e viene, sta perdendo e ribatte su tutti i palloni, entra in un modo importante per ribaltare il risultato e se non siamo pronti vuol dire che qualcosa manca e quello che manca è colpa sempre del tecnico, questo non ci sono dubbi, però abbiamo questo periodo per analizzare bene le cose e sicuramente farò capire che tante cose devono continuare a essere come i primi 20 giorni. Se qualcuno magari si rilassa un pochettino, noi questo rilassamento neanche un attimo ce lo possiamo permettere perché ci lottiamo istante dopo istante per salvarci. Sicuramente qualcosa non ha funzionato e quando non funziona qualcosa la colpa è sempre del tecnico, non dei giocatori, questo non ci sono dubbi. No, ma questa partita ci deve dire quello che vogliamo essere in futuro. Se noi veniamo a Manfredonia con un piglio da squadra che si deve salvare, brutte figure o le partite non li perdiamo. Se entriamo nel secondo tempo che magari abbassiamo i ritmi, abbassiamo la concentrazione, abbassiamo la cattiveria agonistica, non è che perdiamo a Manfredonia, perdiamo anche le amichevoli con una squadra di promozione, riusciamo a perdere. Significa che quel primo tempo ci deve dire quello che dobbiamo fare in futuro, il secondo tempo ci deve dire quello che non dobbiamo fare in futuro, questo non ci sono dubbi, però in questo momento c'è molta amarezza, però dispiace perché volevamo farci un regalo di passare un Natale un po' più sereno, di fare un regalo ai nostri tifosi, alla nostra società che ci sta veramente mettendo in condizione di fare il nostro lavoro a 360 gradi con molta serenità e con molta professionalità, però abbiamo il tempo per rimediare questo piccolo passo, questo passo che può condizionare il futuro, però come ho detto prima si dice sempre o vinco o imparo. Dobbiamo imparare che i secondi tempi di questo di oggi ci deve dire quello che non dobbiamo essere in futuro.